Siamo qui con Emanuela Parrotto. Partiamo da un tuo doppiaggio del passato, sicuramente quando eri bambina. E Peter Pan, tu hai fatto Michele, quindi un maschietto. Cosa ci puoi dire di questo doppiaggio particolare? Caspita! Ma allora, in realtà lo ricollego subito a forse il mio primissimo doppiaggio da protagonista, dove cominciavo appena appena i primi passi come doppiatrice. Mi chiamarono per fare un provino e mi presero per fare Alvin, cioè Alvin Rock and Roll, Alvin Superstar, e anche quello era un maschietto, quindi lo reputo abbastanza simile. Uno era un chipmunk, l'altro era un bambino, però abbastanza simili, quindi mi capitano, cioè mi sono capitate queste cose all'inizio. Però di Michele ho un ricordo dolcissimo, perché poi chiaramente di tutto il gruppettino, no, di Orfanelli era il suo più tenerino, e quindi è stato molto dolce doppiarlo. Mamma mia, che ricordo vecchio, però molto carino. Invece sempre di un ruolo di bambina, ma di un film. Tu eri l'amica della Piccola Principessa. Sì, sai che ancora l'altra sera, ma veramente poche sere fa, ho incontrato una ragazza che mi ha detto: ma tu eri anche... E io ho detto: la Piccola Principessa mi dice qualcosa. Ovviamente è andata subito a controllare, no? Ormai, cioè, su internet non si scappa. Basta, quando ho detto: sei tu! Mi ha abbracciato, perché, come dire, gli ho fatto compagnia per tutta l'infanzia. Non mi sono resa conto, ma è un personaggio a cui tantissimi sono legati. Evidentemente è un film che veramente ha segnato l'infanzia, la fantasia di tantissime persone. Quindi non lo sapevo, ma sono molto legata a questo personaggio e le devo veramente tanto. Quindi grazie. Andiamo avanti con qualcosa di molto più noto invece. Jessie nei Pokémon. Beh, un personaggio che ormai, cioè, praticamente viviamo insieme. Credo che stiamo doppiando la 23esima serie, questo vuol dire che sono 23 anni che mi porto avanti questo personaggio. I Pokémon credo che sia la serie più longeva in assoluto, hanno superato i 1000 episodi, credo che siano nel Guinness dei primati. E Jessie continua a divertirmi, continua a farmi compagnia con la sua simpatia, la sua follia assolutamente ineguagliabile. E quindi è un personaggio veramente divertente, spero che ci faremo compagnia ancora per tanto, ma non ho dubbi che questa cosa succederà. E la domanda più ricorrente è: ma dopo tutti questi anni non ti annoia doppiare? C'è sempre il solito motto. Allora, a parte che il motto del Team Rocket è cambiato un sacco di volte negli anni, ma poi sono talmente folli, talmente matti, che ogni volta comunque c'è quel guizzo diverso che ti permette di fare una cosa assurda, diversa, e quindi continuano a essere, noi diciamo, il sale nella minestra, cioè se non ci fosse il Team Rocket, che noia. E quindi no, sono molto contenta di poter dar voce a Jessie, e ci divertiremo ancora un sacco insieme, sono sicura. Per continuare a parlare di storie che forse non finiranno mai, naturalmente One Piece, e quindi Nami. Allora, ogni tanto ci sono, no, voci allarmanti, no, annunciato, no, dall'ultima serie, l'ultimo episodio. Poi invece, come anche l'ultimo film che è in questo periodo nelle sale, One Piece Stampede, ogni volta comincia un'avventura, finisce e ti dà una speranza. Ragazzi, andate a vederlo, perché insomma, ci sono degli spoiler su quello che potrebbe essere il futuro della serie. Non lo so, cioè, anche Nami mi fa compagnia da un sacco di tempo, è un personaggio che amo alla follia. Non potrei pensare a un futuro senza Nami, quindi, caro Oda, se ci stai ascoltando, ti prego, non terminare la serie. Siamo veramente, io dico sempre, cresciute insieme, perché dal primo episodio è veramente cambiata Nami, è diventata sicuramente più adulta, cioè gliene sono successe di tutti i colori, quindi ovviamente le esperienze nella vita ti fanno crescere. La stessa cosa è successa anche alla Pacotto, e quindi negli anni lei è cambiata e cresciuta, io ovviamente nella vita sono cambiata e cresciuta, e quindi abbiamo continuato ad aiutarci insieme, cioè ognuno portava, no, la sua crescita, le sue esperienze, arricchendoci a vicenda. Poi mi piace far notare che da un po' di tempo a questa parte, lei evidentemente deve aver saputo che la stavo doppiando io, per cui ha deciso di farsi crescere i capelli come me. In più, tipo l'estate scorsa, i miei capelli hanno preso una sfumatura rossiccia con il sole, per cui niente, cioè questa simbiosi comincia a diventare preoccupante, ragazzi. Quando mi vedrete che cominciano a spuntarmi i denti a squalo, cominciate a preoccuparvi. Però insomma, dopo tutti questi anni, piano piano mi sto trasformando in un manga o in un anime, non so. Vabbè.
Amo Unami, non so se hai capito. Sempre di anime, naturalmente Sakura in Naruto. Sono anche Sakura nella serie di Naruto e lo so, vi manca ragazzi, manca anche a me perché non arrivano nuovi episodi in Italia da un sacco di tempo, però la speranza è l'ultima a morire e quindi insomma, speriamo che arrivino perché la vicenda sappiamo che si è conclusa, però insomma, c'è ancora tanto da dire, tanto da doppiare. Quindi spero veramente di rincontrare Sakura, anche lei è un personaggio molto bello. A qualcuno so che è un po' antipatichina, ma non è vero, è una ragazza che ha un sacco di problemi. Noi sappiamo, vero fanciulle, che quando si è innamorate e non corrisposte, questo ci crea un sacco di scompensi, un sacco di, insomma, di malcontento, un sacco di insicurezza. Quindi no, devo dire che è un personaggio veramente molto, molto bello, molto profondo, molto tormentato. Poi è una comunque che nel momento del bisogno invece tira fuori una grinta che solo noi donne sappiamo tirar fuori. Ragazzi, veramente mi stanno accompagnando dei personaggi uno più bello dell'altro. Sono fortunata e spero che questa fortuna continui ancora per tanto tempo. Parliamo invece di Magica Doremi. È bellissimo, mi state tirando fuori dei personaggi che tuffano il passato. Magica Doremi, Lullaby, diciamo la maghetta quella viola, in realtà mi ricordo che me l'hanno praticamente appioppata perché era un po' diva lei, no? E cantava, perché beh, la fai tu. E devo dire che è un personaggio che spesso mi dicono, ma tu sei anche Lullaby. Con le sue canzoncine, con la sua presenza, perché poi è stata una delle ultime che si è, cioè lei si è, diciamo, aggregata al gruppo un po' dopo, no? Non c'era dall'inizio della serie, però è stato un personaggio che comunque ha fatto la differenza, se la ricordano in tanti, e anche di lei ho un ricordo veramente molto simpatico, per cui insomma, magia della musica crea l'armonia, questa cosa molto carina. Ciao, sono Lullaby ed è molto simpatica. Dovremmo cominciare a cantare di nuovo insieme, io e Un altro pezzo da 90, Bulma in Dragon Ball. lei. Forse è veramente l'asso, no, nella manica, perché a differenza del Giappone, dove è One Piece la serie leader, invece in Italia è Dragon Ball, diciamo la serie più amata, più seguita, quella che veramente ha una fan base più importante. E Bulma, ragazzi, ditemelo voi, io ho scoperto negli anni che Bulma è stato il sogno erotico di tanti ragazzi. Per me è sempre stata una pazza furiosa, molto divertente, no? Cioè l'inventrice folle, no? Poi quella, quel suo caratterino che insomma, se doveva dire qualcosa lo diceva senza problemi. E invece ho scoperto che piace molto come personaggio, proprio come personaggio femminile. Infatti ci sono delle fan art meravigliose. Ed essendo insomma comunque un personaggio che è apparso dall'inizio della serie, soprattutto all'inizio è stato un personaggio fondamentale, ovviamente è un personaggio che mi ha segnato perché cioè, nella saga insomma, di Dragon Ball rimane Bulma e quindi vabbè poi insomma col principe dei 6 anni in questo momento siamo la coppia più gettonata e quindi ciao Vegeta, ciao. Sono qua a fare l'intervista, ma insomma, parlo bene di te, non ti preoccupare. No, assolutamente, anche Bulma le devo veramente tanto. Le devo veramente tanto perché ha fatto breccia nel cuore dei ragazzi e quindi io con lei di conseguenza. Quindi grazie Bulma. È un personaggio che hai doppiato nelle sue varietà, per ogni serie cambia da 7 anni, a differenza di molti altri anime, quindi come hai dovuto approcciarti ogni volta a questo personaggio che cambiava? Allora, devo dire che io ho la fortuna, forse perché da sempre studio anche canto e questo mi permette ovviamente di tenere sempre allenate le corde vocali, quindi ancora dopo tanti anni riesco ancora a passare dalle bambine, per cui se devo fare ciao, sono Bulma quando era molto piccola, oppure chiaramente a fare anche una Bulma un pochino più, insomma, adulta. Non ho problemi e quindi questo veramente mi ha permesso di seguirla, no? In tutti i suoi. Ogni tanto ci sono anche dei flashback di quando era piccola, piuttosto che la Bulma del futuro, poi torna indietro. Per cui mi ha permesso di seguirla senza problemi. E
e questo è stato divertente. Poi è vero che molte volte anche da una serie con l'altra magari è cambiata la grafica e proprio il disegno, con Super sono cambiate tante cose e quindi ogni volta, per carità, la voce è sempre la mia, però magari adatti piccole sfumature, però la guardi e vai, cioè la voce ti viene quasi in automatico e senza problemi, anzi mi ha permesso insomma di fare tante cose. Tu hai doppiato Bulma anche nell'ultimo film, Dragon Ball Super Glory, che è stato doppiato con le voci storiche Merak, ma a Roma. Cosa ci puoi dire di questo, di questa particolare lavorazione? Allora, in realtà con Dragon Ball Super Broly è stata fatta un'operazione un po' speciale, nel senso che grazie ad Anime Factory, che sta portando i film giapponesi, di animazione giapponese, nelle sale, ma sta portando i film nelle sale non come evento, cioè quindi il film che nel weekend, venerdì, sabato, domenica, arriva nelle sale cinematografiche. No, sta facendo un'operazione diversa, cioè sta cercando di portare i film di animazione giapponese nel circuito nazionale come fossero film Disney, film qualunque, cioè di circuito. Quindi nel tentativo di fare questa operazione sta veramente facendo uno sforzo di passione per venire incontro a diciamo le richieste dei fan, cioè ascolta molto i fan, ascolta molto quello che i fan vorrebbero sapere, sentire, vedere. E quindi con Dragon Ball Super Broly è stato fatto un po' come dire un'unione, no? Fra le due grosse piazze del doppiaggio, Milano, Roma. E quindi nonostante il doppiaggio storico sia a Milano, è stato implementato il doppiaggio con delle voci romane. E quindi è diventato veramente, come dire, quanti universi ci sono in Dragon Ball? Ecco, abbiamo unito tutti gli universi del doppiaggio italiano per avere, diciamo, un prodotto più ricco, no? più completo. E quindi è stato bellissimo anche perché io poi ho conosciuto proprio anche dei colleghi di Roma che ancora dal vivo non conoscevo, perché poi è stato fatto un tour con delle anteprime per promuovere l'uscita del film e quindi proprio ci siamo incontrati e questo è stato molto molto bello. E è proseguita questa operazione anche con One Piece Stampede e quindi è bello, cioè ci dà anche la possibilità di fare delle cose diverse ogni tanto e di vivere il nostro doppiaggio, no, dall'altra parte e quindi è molto molto divertente anche e ci arricchisce anche, è veramente anche molto energetica questa cosa. Sia Dragon Ball Super Broly che One Piece Stampede hanno però una particolarità, hanno voluto fare un adattamento più fedele all'originale, non cambiando magari alcuni nomi, alcune terminologie. Trovi che questo sia giusto o forse sbagliato perché magari c'è la confusione e non rispetta tanto la localizzazione storica del doppiaggio italiano? Allora, siccome, come ho appena detto, in questo tipo di operazione non è chiaramente il circuito televisivo, ma c'è proprio un diciamo, chiamiamolo cliente completamente diverso, che è Koch Media come Anime Factory, quindi loro si staccano da quello che è diciamo il prodotto televisivo e cercano invece, proprio perché ascoltano la fan base, cioè ascoltano veramente le persone che amano il prodotto film d'animazione giapponese e sanno che questo tipo di pubblico ama, diciamo, la fedeltà all'originale, loro hanno veramente tentato di essere il più fedele possibile a quella che è l'opera originale. Operazione non facile, perché a volte diciamo che tradurre letteralmente delle cose per noi occidentali magari ci suonano o cose strane, oppure cose senza senso, oppure concetti astratti. Quindi c'è sempre un tentativo magari di un leggero adattamento per rendere magari più corretto il discorso in italiano, più comprensibile per l'italiano, però hanno tentato i nomi, cioè di essere il più fedele possibile proprio perché volendo fare un prodotto al cinema di un circuito nazionale, una programmazione ufficiale, ovviamente il prodotto deve essere il più possibile una diciamo fedele all'originale e quindi trovo questa operazione molto bella, molto bella. Poi per esempio loro hanno fatto anche uno sforzo ulteriore, siccome chiaramente il film è legato poi all'uscita in DVD,
per esempio, per quello che è successo per Dragon Ball Super Broly, hanno poi nel DVD aggiunto una traccia con invece il doppiaggio, diciamo, dell'edizione televisiva, e quindi hanno tentato veramente di accontentare tutti, perché la fanbase dell'animazione giapponese è vasta, è anche tanto diversa, e quindi hanno tentato veramente di accontentare tutti, ma per far sì che l'animazione giapponese sia sempre, abbia una fanbase sempre più vasta. E quindi questo sforzo lo trovo veramente meraviglioso, tra l'altro in un momento in cui comunque il cinema è un po' in crisi, in cui comunque loro invece stanno veramente investendo e mantenendo un rapporto molto vivo in questo, diciamo, stanno sfruttando la capacità dei social di metterti in contatto diretto, no, con quello che è il tuo pubblico, e loro hanno assolutamente deciso di ascoltare il pubblico e di crescere insieme a loro. I risultati ci sono stati, perché Dragon Ball Super Broly ha veramente sbancato, no, al botteghino, e One Piece sta facendo assolutamente il suo bel risultato, per cui ragazzi, ancora nelle sale, quindi correte a vederlo, però insomma possiamo cambiare un po' anche il gusto dei prodotti cinematografici nel circuito cinematografico, perché se noi dimostriamo che ci piace andare a vedere tutti insieme questo tipo di film al cinema, ce ne saranno sempre di più. Bene, ringraziamo Emanuela Pacotto per queste bellissime memorie. Grazie a voi, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che hanno avuto la pazienza di ascoltare tutta questa chiacchierata, e a presto.